Catania va in vantaggio al decimo minuto, lungo lancio dalle retrovie per Giovanelli, un sospetto fuorigioco, che da posizione angolata fa partire un tiro deviato a rete da Marchetti. Lo stesso Zico ripete il capolavoro di Genova con un pallone diabolico che supera la barriera e l'esterrefatto Sorrentino. Al 17° si scatena Mauro sulla destra con un entusiasmante slalom, porge al centro per Zico che raddoppia. Al 25° ancora Zico che ci riprova con un altro pallone diabolico, questa volta però respinto con bravura da Sorrentino. Si giunge così alla mezz'ora quando si sviluppa questa splendida triangolazione Zico, Mauro, Marchetti, gran botta di quest'ultimo che insacca.